Si parte, ha raggiunto la Toscana. In questa puntata visiteremo la zona del Mugello. Il nostro itinerario partirà dalla visita del country resort Demidoff. Poi andremo a visitare un'azienda artigianale di sapone. Durante il nostro itinerario andremo a visitare anche il lago di Bilancino. Andremo anche a visitare un'azienda vinicola. Nelle sale interne del Country Resort Demidoff e sono con Vito Spalluto, il direttore di questa struttura. Quando nasce? La struttura nasce nel 1990, è stata costruita durante i mondiali d'Italia 90, però in realtà questa zona in cui siamo, nasce adesso ad aprile 2011. Abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione in novembre per poi ultimarli al 6 aprile quando c'è stata l'apertura. Come on down, Mr. Williams, won't you please come on down? Sono nell'area esterna del Country Resort Demidoff, sono con Vito e con lui adesso vi raccontiamo qual è la realtà di questo hotel qui all'esterno, perché sicuramente è una situazione perfetta per vivere una vacanza in totale relax. Qua siamo nel patio, lo chiamiamo patio 1556, prende il nome appunto dal ristorante gastronomico che abbiamo qui nel Demidoff, e questa è una zona relax dove poter prendere un aperitivo oppure trascorrere un dopo cena degustando alcune delle sfiziosità che prepara il nostro chef, e magari del vino dolce, del vino da dessert oppure un cognac. L'albergo dispone di un ampio parco, noi abbiamo 16 ettari di giardino intorno all'albergo, quindi dove poter spaziare nella natura e trascorrere dei momenti appunto in relax, prendere il sole, perché con la famiglia giocare anche un po' a pallone. Noi siamo anche pet friendly come albergo, quindi gli animali sono ben accolti. E siamo anche a pochi passi da Firenze, quindi chi volesse, nel caso in cui appunto ci fosse qualcuno che vuole visitare questa splendida città, può farlo anche grazie ad una navetta gratuita. Esatto. Noi siamo appena 12 km dal centro di Firenze, quindi una mezz'oretta scarsa in auto, e offriamo la possibilità ai clienti che vengono qui per soggiornare comunque sia nella natura, in un ambiente confortevole e di relax, anche di dedicare una giornata magari alla visita del centro di Firenze, e quindi possono prenotare da noi una navetta gratuita che parte alle 9 di mattino o alle 10, che scende a Firenze, li accompagna direttamente al centro, alla stazione Santa Maria Novella, e poi la sera, il pomeriggio, alle 17 o alle 18, li riprende per portarli qui in albergo. C'è una particolarità in questo hotel, perché sono entrata nella stanza e ho visto che i saponi sono particolari. Abbiamo deciso, anziché di adottare dei prodotti chimici o realizzati, insomma, in varie parti del mondo, abbiamo deciso di utilizzare per la linea cortesia i saponi del Mugello. Si chiamano saponi del Mugello proprio perché vengono prodotti qua a Vicchio, nella fattoria di Belcanto, e sono creati tutti con olio di oliva, quindi sono prodotti naturali. Sono con Filippo della fattoria di Belcanto. Siamo qui per raccontare la storia sia di Filippo sia di questa azienda che è molto particolare. Da quando nasce questa azienda? Nasce 3 anni fa, abbiamo iniziato a fare saponi, noi facciamo saponi, principalmente saponi liquidi, e ora abbiamo iniziato a fare anche saponi solidi, poi vedrete come li facciamo. Quindi nasce da circa 3 anni, il nome dell'azienda è Fattoria di Belcanto, la base di tutto è l'olio d'oliva, che in questa zona è molto rinomato e anche molto prodotto. Quindi da questa meravigliosa pianta, dall'olio d'oliva poi, nasce il sapone, quindi una saponificazione del tutto naturale, priva di sostanze industriali. Sono alla fattoria di Belcanto con Tiziano e adesso scopriamo come si producono le saponette. Qual è il procedimento? Allora, il procedimento è un procedimento che recupera un vecchio metodo di produzione del sapone, si chiama metodologia di saponificazione di impasto. Cioè, il principio chimico è lo stesso, soltanto che direttamente tutta la massa dell'olio e dei grassi vegetali che vengono utilizzati diventano tutti saponi. Quindi si presenta come una saponetta molto grossa, da circa 150 kg, da cui vengono prodotte 60 barre da 1,20 m, tagliate a loro volta in porzioni, che
Poi successivamente, in seguito alla seconda fase di stagionatura, danno origine alla saponetta. Il prodotto a questo punto, una volta saponificato, quindi fa partire questa procedura, diciamo, questa rottura di questo legame all'interno dell'olio, viene fatto maturare in delle casse di legno. Queste sono quello che esce fuori dalla trafila, è una barra che ora questa era quella superficiale, ha delle dimensioni specifiche, come sono tante saponette una attaccata all'altra. Di conseguenza, immettendole in quest'altra macchinetta, in questo modo, il prodotto viene tagliato. Da questo si sono prodotte, diciamo, circa 20 saponette. Saponette che hanno il peso di 100 grammi e in questa dimensione poi vengono ulteriormente poste a stagionare per 8-10 giorni. Se poi diventa di più, il prodotto semplicemente migliora. You know in Voyager when the doctor sang so fair. Yeah, he sang so fair. The holographic singing made you wanna share. Yeah. I'm singing to you to change your heart and mind. E i nostri saponi appunto sono legati principalmente a questa tradizione del Mugello dell'olio, e noi l'abbiamo poi trasportata nel sapone. Mi hanno raccontato che tu in realtà eri un farmacista. Poi è cambiato. Sono ancora, però diciamo no, sono un pentito, come si dice. Hai deciso di cambiare la tua vita, come mai? La mia vita, perché era una cosa, stare in farmacia tutto il giorno è una cosa impegnativa, importante. Qui io giro l'Italia, giro il mondo, faccio i saponi, rivendoli, li presento, faccio le interviste con voi, insomma, è una cosa completamente differente, quindi per me è stata una soddisfazione importante, anche se devo dire molto difficile, il passaggio è stato abbastanza traumatico, ma l'ho superato questo trauma, come si dice. Sono 3 anni che fai che hai questa azienda? Sono circa 3 anni, stiamo iniziando a distribuire il prodotto anche nelle profumerie, e in molte catene stiamo cercando di entrare, poi abbiamo la linea degli alberghi che ci sta cominciando un po' a dare delle soddisfazioni. Quindi quali sono i saponi che producete? Qua ne abbiamo alcuni. Guarda, abbiamo ovviamente saponi liquidi, principalmente, con essenze tutte legate al nostro territorio, il rosmarino, la ciliegia, la lattuga. Facciamo un sapone di Marsiglia, abbiamo tenuto questo nome tradizionale perché è conosciuto un po' in tutto il mondo il sapone di Marsiglia, quindi è un metodo. E poi facciamo anche dei prodotti, diciamo, accessori, che possono essere dei detergenti intimi e degli shampoo che non sono legati al mondo del sapone, ma sono sempre prodotti che riguardano appunto la detergenza del nostro corpo. E la tua essenza preferita qual è, il sapone che prediligi? La mia è rosmarino, dopo la facciamo provare, la mia è rosmarino, ma diciamo molto, molto apprezzata è anche il miele e il fico. E invece queste tisane? Sì, queste tisane sono stato un progetto che appunto esula un po' il mondo del sapone, ma è stato un progetto che abbiamo fatto insieme a una cooperativa sociale che fa recupero di persone disabili, e quindi praticamente queste tisane vengono prodotte in Toscana sull'Appennino tosco-romagnolo e poi vengono insacchettate, come si dice, o confezionate a mano una a una in dei sacchettini di carta. Quindi queste persone, diciamo, recuperano la possibilità di lavorare facendo questo tipo di lavoro, e è una cosa molto che ci è piaciuta fare, anche se esula un po' dalla nostra attività, insomma. Però diciamo che alla fine rientra un po' nel mio modo di fare le cose, insomma, se c'è possibilità di fare qualcosa anche per gli altri, come in questo caso l'abbiamo fatto volentieri. Questa strada sembra che conduca alla casa natale di Giotto. Andiamo a vedere. Get you tapping with this cold my feet till it's remix time. Till it's remix time, yeah. Come on down, Mr. Williams. Oh, won't you please come on down. The remixing blues have come to town. Come on down to these remixing blues, remixing blues, yeah. Don't be afraid. Senti, qui vicino invece quali sono gli altri posti da visitare che tu consiglieresti ai tuoi clienti?
Allora, sono dei posti che vi consiglio perché ci sono andato personalmente, sinceramente mi sono trovato benissimo. C'è la tenuta Fortuni dove producono un ottimo Pinot Nero, sono un appassionato di vino, quindi ho testato quelli che sono vari prodotti qui in zona. Nonostante molti dicono che la zona in Toscana dove si può bere il vino è solo il Chianti, non è così, perché qui vicino appunto c'è questo Pinot che è stato votato il miglior Pinot d'Italia e quindi questo io lo consiglio vivamente di visitare. Sono al Podere Fortuno con Fabrizio, che è responsabile della cantina appunto di questo podere. Siamo qui in un vigneto particolare perché questo è un Pinot Nero che ha vinto un premio importante. Sì, il famoso concorso italiano del Pinot Nero che si svolge a Egna. Siamo arrivati secondi con la nostra seconda uscita di Fortuni nel 2008. Con Fortuni 2005 ed è stata un po' una sorpresa, ha fatto molta risonanza, diciamo. Che tipo di vino è? È un 100% Pinot Nero che viene sostanzialmente da solo questa vigna, lavorato proprio con stile borgognotto, con doppio nastro di cernita sia sul grappolo che sul chicco, e vinificato in troncoconi aperte da 40 ettolitri con solo follature a mano. Ci vuole una cura veramente maniacale sia in vigna che in cantina, perché sciuparlo è un attimo, diciamo. Abbiamo curato tutto nei minimi dettagli proprio per cercare di farlo esprimere al meglio. È un vino che si accosta per esempio a che tipo di piatto? L'abbinamento famoso è con i piccioni, almeno noi lo consigliamo veramente con i piccioni perché è un abbinamento veramente da 10 lode. Diciamo. Senti, quali sono gli altri vini che producete? Gli altri vini sono Coldaia, che è un altro vigneto, sempre 100% Pinot Nero, un bianco che è sempre una piccola parcella di Chardonnay e Pinot Nero vinificato in bianco, un po' più sopra, e un passito, dove ci sono quattro vitigni Petit Manseng, Sauvignon Blanc, Traminer e Malvasia Rosa, tutti fatti appassire per appendimento, grappolo per grappolo. Questa è un'azienda giovane? Giovanissima, diciamo. Quando è nata questa azienda? Dal 2001 è stato piantato le prime vigne, prime insomma viti di Fortuni. E anche la storia è particolare? Una storia particolare perché praticamente il Podere Fortuna era uno dei 12 poderi del castello di Cafaggiolo dei Medici e abbiamo ritrovato praticamente che veniva prodotto vino fin dal 1465, che insomma avete una storia antica e avete iniziato da poco. Abbiamo scoperto noi, insomma, perché era diventato un allevamento. E tu sei responsabile della cantina, quindi sei la persona che vede tutto il procedimento. Il processo, sì. Qual è il processo di imbottigliamento di questo tipo di vino? Il nostro è particolarmente lungo perché fa un affinamento di quasi 3 anni, tra bottiglia, un anno di barrique, 6-8 mesi di cemento, che ce lo teniamo molto, siamo molto gelosi del nostro prodotto. Senti com'è, tu che l'hai assaggiato, buonissimo. Buonissimo. Qua vicino all'albergo abbiamo due attrattive, una è Villa Demidoff, che è questa villa medicea, dove ci sono varie opere create dal Buontalenti, tra cui il Colosso dell'Appennino, che è questa opera enorme, gigante, molto bello da visitare.
Per chi ha i bimbi io consiglio il Parco Avventura perché è divertentissimo, quindi ci sono varie attività legate a attività fisiche, legate alla natura sempre, perché si viene imbrigliati in questi alberi, ci si lancia, si fa il ponte tibetano, quindi delle cose dove i bimbi, e non solo, ve lo assicuro, si divertono tantissimo. Oppure c'è il lago di Bilancino, che è sempre qua vicino, sono circa 20 km, e lì è possibile, cioè sia la zona balneare, molto carina, quindi è possibile fare il bagno, prendere il sole, fare tutto ciò che si fa al mare, ma qui in collina la cosa è anche divertente come contrasto. E poi la sera organizzano degli aperitivi molto divertenti sempre presso questo bagno, e quindi è anche possibile noleggiare barca, pedalò, c'è il dragon boat, ci sono varie attività legate più al mondo balneare. Abbiamo raggiunto il lago di Bilancino, tra poco andremo al Bahia Caffè, che è quello alle mie spalle, conosceremo uno dei gestori e scopriremo la storia di questo locale. Sono con Alessio, uno dei gestori del Bahia, qui alle nostre spalle c'è il lago di Bilancino. Quando nasce questo locale? Abbiamo iniziato nel 2003, a giugno del 2003, quindi sono 9 anni, 10 anni che siamo aperti. Che tipo di posto è? Insomma, cosa si può fare qui? È uno stabilimento, nasce come stabilimento balneare, abbiamo il ristorante aperto sia a pranzo che a cena, e poi la sera ci piace divertirsi. Quindi insomma qui si pranza, poi si cena, si fa l'aperitivo sicuramente. Sì, e siamo famosi soprattutto la domenica, è un after beach, chiamiamolo così, dalle 6 in poi, e c'è questo, diciamo, un incontro di gente che era in spiaggia, più gente che viene apposta, che gente in pareo, un costume, belle ragazze, un'età che è alta, spillo, e quindi si va avanti. E poi si possono noleggiare i lettini, quindi si fa come se si fosse al mare. Sì, è uno stabilimento balneare come al mare, però siamo in Mugello, a 30 km da Firenze. E senti, questa è un'attività che nasce insieme a altri soci qualche anno fa, quindi quasi 10 anni fa. Come mai? Per scherzo, perché questo lago è nuovo. La Bilancino ha fatto un bando per due stabilimenti balneari, abbiamo partecipato per scherzo e abbiamo fatto il locale dove a noi ci sarebbe piaciuto andare a prendere un aperitivo sul lago di Bilancino. Dopo quasi 10 anni di attività, qual è il bilancio? Siamo contenti, siamo cresciuti molto da quando abbiamo aperto, e ci stiamo accorgendo che il Mugello sta prendendo... si fa conoscere, diciamo così, anche con molti stranieri, tanti stranieri, e siamo contenti. Qua vicino cosa consigli di vedere? Ma ci sono tanti posti, tipo dal castello della Fagiolo, è un castello, è una villa medicea, c'è una stanza del Vasari addirittura, campo da golf internazionale, c'è il circuito del Mugello, è a 10 km da qui, chiesine, la chiesa del Boscafrati a Bellina, c'è un chiostro che è veramente bello, qua su c'è San Giovanni in Petrolio, un'altra chiesina, poi Villa Demidoff, e poi siamo a 25 km da Firenze. Quindi. Riccardo Serni, siamo al ristorante 1556, tu sei lo chef.
Sì. Giusto, confermi? Sì, confermo. Allora, che cosa ci cucini oggi? Oggi ho preparato per voi una tagliatella di farina integrale con coniglio candito in olio, cozze e crema di pecorino. Buono! Il piatto l'ho pensato passeggiando nella mia zona di nascita, se non che la mia residenza, che è Cecina, provincia di Livorno. Per cui passeggiando sul mare mi sono reso conto che c'erano dei conigli selvatici e fanno il coniglio selvatico, a differenza dalla lepre, fa delle tane per dormire. E per cui ho visto questi conigli, il cane mi andava su queste buche, ho capito che c'erano dei conigli e da lì mi è nato questo pensiero di associare il coniglio alla sapidità del mare, al profumo del mare. E ho fatto delle riflessioni con cosa potevo associare il coniglio. E da lì mi è nato l'associazione con la cozza. Faccio un impasto di un 50% di farina integrale e un 50% di farina 00 con 4 uova su 200 g di farina e 200 g di farina e un uovo intero. Aggiungo mezzo cucchiaio di olio extravergine di oliva, lo faccio lavorare nell'impastatrice e metto la palla della pasta a riposo in carta pellicola per 20-25 minuti in frigo. Per quanto riguarda il coniglio, disosso il coniglio, lo pulisco, gli toglio la pelle, la testa, lo faccio stare 3 giorni sotto vuoto in frigo per un discorso di frollatura, dopodiché lo apro, lo salo per 20 minuti. Faccio questa marinatura al sale grosso e uso delle piccole spezie di rosmarino e limone, lo lavo e lo immergo in olio extravergine d'oliva a 75 gradi. Lo tiro fuori, lo raffreddo e formo degli straccetti con le mani. Crema di pecorino, uso un pecorino pasta fresca perché è molto delicato. Per quanto riguarda le cozze vengono pulite nella maniera classica, vengono aperte con del prezzemolo e sfumate con del vermentino, vengono sgusciate e vengono posate nella sua acqua. Aggiungo del concassé, aggiungiamo del prezzemolo. Abbassiamo la fiamma, aggiungiamo del peperoncino e facciamo leggermente soffriggere. Prendiamo le cozze aperte con la sua acqua di cottura. E andiamo a spingere il soffritto. E così facciamo la salsa. Aggiungiamo questi piccoli straccetti. Ora aggiungiamo le cozze. E ora mantechiamo. Sono seduta al tavolo del ristorante 1556, sono convito e volevo raccontarvi la storia di questo ristorante perché è particolare. Quando è stato aperto? Noi abbiamo aperto il 1556 il 6 aprile. 6 aprile con l'apertura del resort, è un posto dove vogliamo che la gente venga, stia in tranquillità, stia nel relax. E l'abbiamo aperto anche con l'idea, con il concetto di poter offrire una cucina gastronomica a tutti. E noi abbiamo pensato di trasmettere con il menù gastronomico l'idea, il percorso che il nostro chef ama fare. Quindi
praticamente noi riusciamo a esprimere quella che è la nostra filosofia, che è la filosofia dello chef, che poi corrisponde a quella di tutto il nostro ambiente, proporli comunque sia in maniera giovane, leggera, divertente e fare in modo che tutti possano apprezzarlo. Poi speriamo, insomma, che tutti l'apprezzino. Durante il nostro dinosauro, poi andremo a visitare un'azienda artigianale di sapone e mi incarto con Pu. Dai, una sarà buona. Ah, mi è un punto dappertutto. Il nostro itinerario partirà dalla visita. Senti, è un vino che si può per esempio mangiare, sì, mangiare è bellissimo.